Grazie per essere qui. Grazie per essere qui. Siamo ovviamente ormai un appuntamento. Scusate, metto qua. Un appuntamento costante e quotidiano. E noi vorremmo che finisse quanto prima questa incombenza sia per noi che per voi, però oggi ovviamente come al solito iniziamo il punto stampa salutando tutti quelli anche che sono collegati da casa tramite le dirette televisive e le dirette sui social, su Facebook, su Instagram, li salutiamo tutti, partendo ovviamente con la presentazione di quello che sono i dati di oggi. Intanto le persone in isolamento in questo momento in Veneto, in virtù della politica dei tamponi, sono 13.589 in isolamento. Abbiamo 249 persone in terapia intensiva. In totale abbiamo ricoverati 1.191 persone. Che significa che abbiamo più di un grande ospedale, la dimensione 1.191 posti letto significa veramente un grande ospedale provinciale di quelli di riferimento di ricoverati. Lo dico ai tanti complottisti che dicono che alla fin fine questa è un'influenza e comunque ci sta preoccupando di un problema che non esiste, fermo restando che davanti a tutti questi morti forse varrebbe la pena anche di tacere, che forse è il suggerimento migliore che do. Però noi, se non ci fosse il coronavirus, non avremmo la necessità di garantire 1.191 posti letto. Di persone positive in questo momento in Veneto ce ne sono 4.617, sono i positivi in questo momento. I decessi sono 146. Allora, le proiezioni che abbiamo sono proiezioni preoccupanti. Ai cittadini chiediamo di darci una mano in questa partita. A me spiace, e vi dirò, no, mi spiace anche, non trovo corretto che comincino a esserci dei confronti rispetto a come sta andando il Veneto piuttosto che l'Emilia Romagna, la Lombardia, il Piemonte e quant'altro. Guarda, qui è fondamentale arrivare tutti alla fine e riuscirne con le ossa meno volte possibile. Per me già 146 decessi sono un insuccesso, no? Perché non vorrei mai e mai avrei pensato di dover stare qui quotidianamente a redigere e a parlare di questo bollettino di guerra, perché tale è. Non posso non ricordare che nella sola giornata di ieri in Italia, a causa del coronavirus, sono morte 675 persone. Io resto convinto, lo si vede dai dati, lo vedo da tutte le riviste scientifiche che ho letto in questo periodo, lo vedo anche da alcune interviste che ho visto rilasciate dai veri responsabili di Wuhan in Cina, che la partita vera sia, che la vera cura siamo noi cittadini. Sembra quasi strano, no? Ma se voi vedete anche le vere interviste, quelle ufficiali, quelle di chi ha deciso di fare le quarantene, di chi ha deciso di chiudere le fabbriche, di chi ha deciso, cioè gli uomini in macchina che hanno deciso la strategia per Wuhan, ne viene fuori che la vera cura siamo noi cittadini. L'isolamento fiduciario è assolutamente quello che dobbiamo fare. Molti invocano chiusure totali, invocano la possibilità ovviamente di avere una stretta totale. Io direi che in attesa di quella, e spero che il governo si decida in questa direzione, sia fondamentale che comunque noi ci diamo delle regole. E i veneti fino ad ora le hanno rispettate le regole. Io non mi sento di accusare coloro che sono andati a farsi la passeggiata o farsi la corsetta in campagna, piuttosto che lo struscio in qualche pista ciclabile. Perché è pur vero che nelle linee guida, nelle direttive date e poi anche nelle interpretazioni date dalle circolari governative, mai sono state vietate queste attività. Per questo motivo io penso che oggi sia fondamentale ringraziare i veneti per quello che hanno fatto, per il senso di responsabilità dei veneti lo si vede fino in fondo. Oggi ho assistito peraltro
a un dibattito un po' acceso tra due cittadini, cioè devi rispettare l'ordinanza, e l'altro rispondeva: ma io abito a 200 metri da qui. E capite che noi veneti siamo fatti così. Per dire cosa? Per dire che ieri sera è accaduto un fuori programma e abbiamo avuto il ministro della Salute Speranza che ha firmato un'ordinanza che sostanzialmente va a regolamentare le attività all'aria aperta. Io ho letto l'ordinanza del ministro Speranza. Per le attività all'aria aperta devo dire che è assolutamente in linea con quella nostra, ovvio che la nostra è molto di più. Per cui sono qui oggi a confermarvi che non ritiro l'ordinanza del Veneto, per me resta valida fino al 3 aprile, a meno che non accada che il 25 di marzo il governo che dovrà reiterare un nuovo DPCM non la faccia, come si può dire, diventare inutile perché adotta delle misure ancora più restrittive. Però non ritiro l'ordinanza firmata ieri, resta valida. Ai veneti chiedo di rispettare le regole che abbiamo dato. Sono regole che sono dei sacrifici, lo so, non c'è nessuna volontà di star lì a prevaricare le persone, a limitare la libertà personale. La verità è che qui c'è un elemento che è patrimonio di tutti, è la salute e la sicurezza dei cittadini. Sembra quasi strano, ma il comportamento di ognuno di noi ci aiuta a mettere in sicurezza i cittadini e anche a curarli meglio. Quindi non si potrà uscire di casa se non per validi motivi, si potrà uscire di casa per la passeggiata e l'attività motoria restando 200 metri dall'abitazione. Questo vale anche per le esigenze fisiologiche degli animali da compagnia che abbiamo. È un sacrificio al quale ci dobbiamo sottoporre tutti noi. Ovviamente sono fatte salve le deroghe, che sono le solite deroghe dei motivi indifferibili, e uno deve andare in ospedale, deve andare a fare la spesa, deve andare in farmacia o quant'altro. Nella mia ordinanza ricordo ai veneti che ho chiuso anche tutte le rivendite di alimentari, di bevande e alimenti per domani. Quindi domani, la giornata di domenica, gli unici negozi oppure esercizi commerciali che restano aperti sono le farmacie, le parafarmacie e le edicole. È un sacrificio che chiedo, però questa è una battaglia che dobbiamo fare in squadra. Spero che non ci sia nessuno che pensi che questo sia inutile, questa attività. Penso anche che qualche dato positivo che il Veneto ha, ancora da validare, ancora tocchiamo ferro, non sappiamo come andrà a finire questa partita, lo si debba anche al grande impegno dei veneti, lo si debba sicuramente alla conformazione del nostro territorio, al fatto che non abbiamo delle città, dei conglomerati metropolitani, al fatto che abbiamo una sanità molto capillare, molto presente, al fatto che abbiamo fatto molti tamponi, ma se non ci fosse stato il comportamento dei veneti non saremmo così. Mi fermo qui, quindi appello a tutti perché si rispetti questa ordinanza. Io non sono convinto che in Veneto servano le forze dell'ordine in assetto di guerra per rispettare le ordinanze, perché cari veneti l'avete dimostrato in queste settimane. Oggi facciamo un saltino in più, che è quello di far qualcosa di meno. Se hai bisogno di sgranchirti le gambe, lo puoi fare attorno a casa. E anche i colleghi Bonaccini e Federica, che ho sentito più volte, interpretano anche loro questa ordinanza, loro dicono ovviamente e danno anche loro indicazione di vicino assolutamente nelle aree limitrofe a casa. Noi abbiamo voluto metterci 200 metri perché io i veneti li conosco, l'unità di misura funziona sempre. E comunque nei veneti che saranno rispettosi vedrete che l'unità di misura ci aiuta di più. Perché non abbiamo messo 300 o 400 metri? Che oggettivamente sarebbero anche innocui per molti paesi di campagna. Perché la misura deve essere uguale per tutti. Scrivere 500 metri in una città significa riempire la città di gente che fa la vasca. Ma non perché siano degli incoscienti, perché se tu dici che possono uscire a camminare mantenendo le distanze, tutti se ne escono. Immaginate Venezia se applicassimo la regola dei 500 metri, significa di riversare chiunque sulle calli sui cammelli e sui campi. Allora io dico che è fondamentale che si rispetti, fate questo sacrificio, ne verremo fuori e siamo in assoluta emergenza, anche questa mattina con gli assessori che sono qui, l'assessore Lanzarin e l'assessore Bottacina, abbiamo fatto prima la videoconferenza con Borrelli, quindi con alcuni, con il comitato di crisi.
Lì peraltro devo dire che ho anche presentato il tema della Costa Vittoria, di questa nave che sta navigando da 14 giorni, sembra con molte persone malate. Noi abbiamo dato la nostra totale indisponibilità all'attracco a Venezia. Punto. Ma non perché siamo dei lazzaroni e non sappiamo che cos'è la solidarietà. Ho detto semplicemente perché noi, sapendo che a bordo ci sono 1.400 persone, non sappiamo quanti possono essere eventualmente contagiati, che abbiano bisogno anche di cure serie, non siamo nelle condizioni di poter far sbarcare tutte queste persone e garantire a loro in maniera seria la sanità, perché siamo in emergenza. E quindi si sappia che stiamo seguendo anche questa vicenda, la seguiamo da vicino. Poi abbiamo fatto un bel incontro, come tutte le mattine alle 10:30, con tutti i direttori generali, e devo dire che anche in questa occasione abbiamo parlato del tema diagnostico, della diagnostica, dei tamponi, di chi ci sta tagliando le forniture, perché le multinazionali stanno tagliando le forniture per i test, perché sembra che il mondo sia andato in tilt. Del resto io continuo a chiedere ufficialmente che qualcuno dal governo ci confermi se è vera o meno la notizia di 500.000 tamponi che se ne sono andati via aereo dalle nostre aree per gli Stati Uniti. Non ce l'ho con gli Stati Uniti. Io sono filoamericano convinto, però è pur vero che in un momento di crisi come questa non si può accettare che se ne vadano 500.000 tamponi dai nostri territori e che vadano via da qui. Allora, se è una bufala, il governo si affretti a smentirla. Se è vera, è giusto che tutti noi sappiamo con chi abbiamo a che fare. Punto. Chiudo con le donazioni. Sono oggetto di molti contatti, di molte aziende private che vogliono donare. Avete visto che è accaduto in queste ore. E oggi voglio ringraziare un'altra famiglia del Sole, a Franco e Enrico Zoppas. Le due famiglie, le famiglie di Enrico Zoppas e Franco Zoppas, e con le loro aziende ovviamente di riferimento, per il grande senso di vicinanza ai veneti che hanno dimostrato, lo hanno fatto in maniera assolutamente immediata. Mi hanno cercato loro, non mi hanno chiesto di avere pubblicità, però penso che sia giusto per due motivi: perché è giusto sapere chi fa, ed è giusto che chi non ha ancora fatto sappia che c'è qualcuno che fa. Perdonatemi, ma io sono pratico. E con questa donazione di 1 milione di euro ci permettono di comprare, e che è esattamente quello che scriverò nella lettera che manderò loro di ringraziamento, ben 15 postazioni totalmente attrezzate per la terapia intensiva. Vuol dire letto, vuol dire monitor, vuol dire respiratore meccanico, due infusori, deumidificatore, insomma tutto quello che ci sta. Una quindicina di postazioni che salvano letteralmente la vita alle persone. E questo è un bel segnale. Noi ovviamente queste sono postazioni che abbiamo già comprato, ovvio che se arriva qualcuno e ci dice che ci dà una mano, sono postazioni per me ufficialmente che sono state comprate con questo 1 milione di euro, e ci permetterà di risparmiare da quel debito che stiamo aprendo come eventi di una cinquantina di milioni di euro ormai per questa vicenda. Quindi grazie ancora alla famiglia di Enrico e Franco Zoppas, grazie per la disponibilità e per quel 1 milione che hanno donato alla nostra comunità. Gliene saremo grati per sempre, perché questo è un bel gesto e va ad aggiungersi ai tanti gesti, piccoli o grandi, che stanno avvenendo in queste ore. Vi chiedo anche la cortesia di ricordare, se potete, a video nei vostri articoli stampa, insomma nei vostri reportage che portate dal Veneto, anche i nostri numeri per le donazioni. Prego, domande? Questo è un problema che stiamo affrontando, che è quello del numero con l'SMS solidale. E io ne ho già parlato, vedremo se riusciamo ad attivarlo. Il problema è che vi dico subito qual sarà: che il momento in cui sarà attivato non sarà solo per il Veneto, e quindi dopo dovremo andare al riparto. Prego, altre? Sì. Scusi, in merito alla chiusura dei negozi, no? Lei ha detto che domani restano chiusi. Certo. Ma no, guardi, niente, nessuna contrapposizione. Il governo, se fosse stato d'accordo per chiudere i negozi di alimentari
perché poi sugli unici che restano, che sono aperti, penso che non si mette in difficoltà nessuno, perché restano aperti 7 su 7, siamo tutti cresciuti da bimbi con le botteghe chiuse la domenica. E cioè, adesso questa modernità che ci porta ad avere il negozio aperto la domenica, allora qualcuno ci ha detto, ma all'estero è così, no, all'estero li chiudono il sabato pomeriggio e la domenica in alcuni paesi. Forse qualcuno ha un po' di confusione mentale. Mi lasci dire che lo facciamo, perché evitiamo quantomeno la domenica assembramenti. Due, se vanno in negozio in generale, abbiamo scritto nella nostra ordinanza una persona per famiglia e non andarci 8 volte al giorno. Stiamo anche studiando un sistema per evitare che ci siano continuamente in continuazione via vai per approfittare di andare in giro per i paesi e per le città. Tre, voglio ricordarvi che abbiamo il tema dei lavoratori che si fanno 7 su 7. Quindi vorrei, cioè, lo stressato diventa immunodepresso rischia di prendersi il virus, tanto detta papale. Quattro, molti dei lavoratori della grande distribuzione che si occupano, e della distribuzione alimentare, che si occupano di questi grandi centri, in particolar modo i grandi centri, anche se noi chiudiamo tutto, molti sono positivi e quindi non possono neanche presentarsi al lavoro. Per cui c'è anche un tema di turnover dei dipendenti, per cui penso che santifichiamo la festa e chiudiamo i negozi alimentari che non muore nessuno. Lunedì mattina sono aperti, non si faccia l'assalto al negozio, non siamo in Veneto, se devo dirvi che manca cibo ve lo dico io per primo. Quindi, che, siccome è pieno di gente che vive di complotti, di strategie, che c'è, questi qua non hanno niente da fare tutto il giorno, stiamo semplicemente chiudendo e dobbiamo fare una giornata di calo di tensione per, in maniera tale che il virus cominci un po' a incazzarsi perché non trova gente in giro da intercettare. Semplicemente questo. Lunedì mattina, parola d'onore, e i venti mi credono e si fidano, lunedì mattina i negozi sono tutti aperti. Quindi che non veda gente che va col camioncino a fare la spesa è una stupidaggine. Chiaro, lunedì mattina i negozi sono aperti. So che dal governo qualcuno è preoccupato di queste cose. Cioè i venti sono gente per bene, sanno che quando c'è una cosa compro. Altre domande? Questo dei 200 metri. Sì. Nell'ordinanza in Veneto certo. Si dice di andare oltre i 200 metri per portare il cane, però nell'ordinanza ministeriale questo non è previsto. Sì. Decade? No, no, resta quella del Veneto. Però non c'è un conflitto? No, non c'è nessun conflitto, anzi dirò di più, che quella del governo dice nelle vicinanze, che dal punto di vista letterario è ancora più restrittiva. Dice in prossimità. Dice in prossimità, mi ero sbagliato. In prossimità è ancora più restrittiva, se voi guardate sul dizionario, uno che non è in Veneto, deve uscire di casa, in prossimità, se qualcuno apre un dizionario online, vediamo cosa significa in prossimità. Cioè ancora più restrittiva, non se ne sono resi conto probabilmente, ma in prossimità vuol dire molto più restrittiva di 200 metri. Ma qual è l'attività motoria in prossimità? Sì, che è peggio ancora. Dice il cane, vabbè, comunque mi dice che vale quella. Ma scusa, col cane cosa dice il governo col cane? Niente lo dice. È in prossimità. Non c'è la descrizione che invece il Veneto mantiene. Sì, è in 200 metri. Sì. E invece sul discorso dei supermercati, oggi per esempio c'erano due file a Padova. Chi contesta la chiusura dei negozi la domenica dice si è comunque creato un assembramento il sabato, mettendo la gente. Ci sono sempre state le file, anche la scorsa settimana quando era aperto la domenica. La gente ci va, la gente, io li vedo io arrivo qui alle 7:30 del mattino dove c'è gente incolonnata. E certo è che c'è anche c'è un po' anche la voglia di fare magazzino a casa, c'è gente che andate a filmare i carrelli in uscita, non la coda all'ingresso, i carrelli in uscita sono un indicatore di cosa sta accadendo. C'è gente che fa scorta, è inevitabile, no? Si va pian piano, si va più volte, per cui non lo attribuirei al fatto che se chiude la domenica saranno tre file e poi sabato, decisamente no. E qual è la misura che sareste mettendo appunto per controllare chi ci va a circolare? Guarda, ci stiamo ragionando, ci sono tante ipotesi, però per trovare un sistema che non sia coercitivo, ma che permetta alle casse di capire
se uno c'è andato 10 volte al giorno, non c'è andato una volta sola, perché ad esempio anche dei farmacisti ci dicono la stessa cosa, hanno dei pensionati che vanno in continuazione, prendono l'aspirina, poi tornano, prendono un gel, un'altra roba, cioè questo è quello che sta accadendo, ma lo facciamo per il loro bene, perché più si sta isolati, meno possibilità ci sono di avere contagi. Altro? Presidente, cosa ci dice del farmaco che si sta testando anche in Veneto? Sono già 8 ospedali venti? Sì, sì. È uno dei tanti che stiamo testando. Noi stiamo testando, tu stai parlando del TUCI, quello per l'artrite reumatoide. Lo stiamo testando da risultati incoraggianti, stiamo andando avanti. Fra l'altro noi siamo anche autorizzati per altri farmaci, per farne delle verifiche a livello nazionale, e siamo inseriti in una rete internazionale proprio che va ad attivare queste terapie in via sperimentale. Questo farmaco in particolar modo al momento sembra dia risultati incoraggianti. C'è di tutto, cioè nel senso che ci sono più farmaci che stiamo testando, però questo, quello dell'artrite reumatoide, sembra che funzioni. Però guarda, insomma, è solo una settimana, giustamente i clinici mi dicono di attendere, li ho sentiti anche stamattina. Altro? Per chiudere, Presidente, sulla questione dei supermercati, sì, per capire che nella riunione che avete avuto ieri, tanto con il Ministro Boccia e poi con la struttura nazionale di protezione civile, ci sia dato il riconoscimento dell'autonomia delle regioni e la possibilità, sì, sì, di, no, di modulare ordinanze diverse rispetto a quella nazionale del Ministro della Sanità. Ecco, questo è un dato acquisito che quindi pone fine a tutte le polemiche sulle diverse interpretazioni. Si può confermare questo, perché noi poi ieri abbiamo fatto delle verifiche e abbiamo trovato una conferma a questa tesi, per cui si dia... Cioè, l'ordinanza in questo caso è un'ordinanza che sta in piedi, alla luce anche del fatto che il collega Campano De Luca ha avuto anche una sentenza che comunque rafforza la struttura dell'ordinanza, perché avendo avuto una sentenza di diniego alla sospensiva di una sua ordinanza, presentata e promossa da terzi, non so chi fossero, questo è accaduto questa settimana, dà ancora più lastura a legittimare queste azioni. Guardate, la vera partita però, oggi la si gioca da qui al 25, cioè sono oggi il 21, buona primavera a tutti, pensavamo e immaginavamo di trascorrere in maniera diversa, e quindi per il 21 vuol dire che fra 4 giorni il governo, volente o nolente, dovrà scrivere il nuovo DPCM, che è quello che è in vigore oggi, no? Che è quello che chiude tutto, chiude i negozi, eccetera, che è quello famoso presentato di notte. Boh. Da qui al 25, io spero, faccio appello al governo, che per la prima volta, siccome non è mai accaduto, e ricordo, lo dice sempre anche il Presidente Bonaccini, il collega Bonaccini, noi abbiamo dato la unanimità e l'intesa su tutti i provvedimenti del governo, non c'è nessuno che abbia una minima sbavatura. Direi, evitiamo di arrivare al 25 notte, alle ore 24, con un testo che non c'è neanche il tempo di vederlo. Ci sarebbe piuttosto oggi, se avremo 4 giorni a disposizione per lavorare su un testo unico, e il mio auspicio è sempre che si facciano provvedimenti unici in maniera tale che si possa alla fine avere un DPCM che sia assolutamente negoziato con le regioni, che possono portare anche la loro esperienza. Posso? No, aspetta che sono ancora 2 domande. Sì. Guarda, il tema è che bisogna avere una... Io capisco il governo che su alcuni temi si ritrova nell'imbarazzo, ma lo capisco, si ritrova nell'imbarazzo di dover poi negoziare anche misure magari forti e violente nei confronti di regioni che ancora non percepiscono la portata di questa emergenza. Però è pur vero che l'esperienza che noi abbiamo maturato ci dice che quelle regioni entreranno in piena emergenza. Per cui provvedimenti che noi non abbiamo avuto purtroppo all'inizio, oggi potrebbero essere oro colato, sarebbe l'ossigeno per le regioni che sono ancora all'inizio di questa emergenza. C'è il grande tema delle aziende. Guardate, vedevo prima un video di un report su One, e parlava l'uomo che ha deciso le misure. Cioè, giustamente faceva vedere dei grafici, per loro la chiusura totale, ma totale significa totale che si sta in casa, dice la gente 3 giorni per approvvigionarmi
di materia prima, poi vi chiudete in casa, allora ha significato far vedere proprio le curve che fanno così, cioè le curve si appiattiscono. È innegabile che ci siano molte aziende che hanno chiuso da sole, è innegabile che ci siano molte aziende che non riescono a lavorare perché le frontiere ormai sono chiuse, il mondo è in pandemia, ed è altrettanto innegabile che ci sia un contingente di aziende che vorrebbe tenere aperto. E poi è innegabile che ci siano delle aziende che non debbono chiudere, che sono quelle dell'agroalimentare, della farmaceutica, eccetera. In questo contesto, secondo me, a livello nazionale va riaperto il tavolo, vanno riconvocati, io se fossi al posto del governo riconvocherei le parti per vedere se si trova un'intesa. Ripeto, questa è una facoltà del governo, non possiamo decidere. Ma per arrivare alla chiusura totale, quindi? C'è un'intesa per una chiusura, definiamola ragionata. Per un certo periodo totale. No. Io ho detto ragionata. Totale vuol dire totale su tutto. Immagino che ci siano delle attività che non, che non possono chiudere. Però io spero che si trovi una soluzione che è quella di... Parlo con molti imprenditori che sono aperti e vedo che a questo punto sono arrivati... sono entrati nel loop di dire piuttosto che duri tanto è meglio che decidiamo, l'imprenditore ragiona così, cioè togliamoci dalle scatole questo problema e facciamolo velocemente. Alle imprese pesa l'emergenza, ma pesa ancora di più il prodigarsi dell'emergenza, no? Perché ormai l'emergenza il danno lo ha fatto, l'agonia dell'emergenza è un'altra cosa, è ancora più pesante. Posso fare un solo esempio. Abbiamo un sacco di istanze, anche qui invito il governo a valutare, sul tema dei cantieri. Cioè molti cantieri mi dicono se noi potessimo avere la certezza, queste sono parole di imprenditori e di associazioni autorevoli, mi dicono se avessimo la certezza di avere la copertura giuridica, di non pagare danni nei cantieri al pubblico o al privato, chiuderemo, perché abbiamo i dipendenti che sono sempre in assembramento. Garantire misure in un cantiere ce la fai fino a un certo punto. E poi giustamente un grosso rappresentante istituzionale a me ha detto un ragionamento che è vero, nei cantieri ci si fa anche male. In questo contesto siamo in grado di garantire la terapia intensiva magari uno che cade dalle impalcature piuttosto che si fa male gravemente. E quindi dico, sarebbe bene, prudente, ad esempio, sospendere i cantieri. Se non sbaglio, Presidente, mi pare che l'Ansa del Veneto abbia deciso già la sospensione dei cantieri. Sì, ma l'Ansa del Veneto, io ci ho parlato, al problema che vi sto esponendo, certo. dei danni, no? Perché se io sono un committente privato, dico chi è che te deve chiudere? A me mi paghi i danni. Se invece c'è una norma, c'è un decreto, si ferma tutto e poi si riprende. Io darei un attimo la parola ai colleghi della... No, c'era ancora lei che ha notato. Ci avrei più altre domande di carattere sanitario. Mi dispiace almeno se passo ai colleghi, no, poi mi do il giro finale. Perfetto, perché poi si possono fare... Allora, dopo facciamo un giro finale con Antonella Prigioni, il governo può obbligare l'attracco a Venezia alla nave della costa? Sì, però bisogna anche curarli, questi cittadini, ho già risposto, no, ma comunque mi hanno garantito che faranno in modo che non arrivi a Venezia. Pietro Belli, quanti tamponi stiamo facendo al giorno? È rispettato il piano di 11.000 più 10.000 del professor Crisanti di microbiologia? Come si conciliano questi numeri con la carenza di tamponi? Si conciliano male perché abbiamo delle realtà che non ci forniscono tamponi. Il dottor Pietro Belli, che ama sempre il giornalismo d'inchiesta, dovrebbe metterci anima e corpo e capire se è vero che esiste che 500.000 tamponi se ne sono andati dall'Italia verso gli Stati Uniti. Sarebbe bello saperlo da qualcuno. Comunque il professor Crisanti presenterà, immagino, alla volta della prossima settimana, sarà la prossima settimana, probabilmente già lunedì presenteremo il progetto. A Schio e Atene è cominciato la raccolta di firme per non destinare l'ospedale di Sant'Orso ai malati di coronavirus. Lei cosa ne pensa? Che l'ospedale di Sant'Orso mi spiace per i cittadini, ma vedranno che quando vedranno i numeri finali diranno effettivamente è accaduto qualcosa di pesante. Abbiamo già 1.191 ricoverati. A Sant'Orso posso dire che, questo sì lo possiamo anticipare, che abbiamo dato a disposizione di tenere aperto anche il punto nascita. Perché abbiamo dato disposizione? Perché a differenza di altre realtà, che sono so, Vittorio Veneto, parlo del mio comune, non si riesce a fare, a Sant'Orso si riesce perché si riesce a separare il percorso della materno-infantile dal percorso ospedaliero, quindi riusciamo assolutamente a avere
il punto nascita con le sale parto e l'attività chirurgica per i cesarei separate e isolate rispetto alla strada ospedale. Capisco le angosce dei cittadini, però devono anche capire che noi non possiamo trovarci in mezzo a un'emergenza e trovarci qualcuno. Io non, guardi, la cosa che più mi ha fatto star male è di aver letto di un signore che ha scritto che Zai ha detto ai cittadini state zitti, non rompere le palle. Io non uso questi termini, non ho mai detto queste cose. E diffidate quando qualcuno vi scrive messaggi dicendo che ho detto questo. Ho detto semplicemente ai cittadini abbiate comprensione e fidatevi che se sta vicenda la chiudiamo in un paio di mesi tutto torna come prima e meglio di prima. E ovviamente gli ospedali verranno riconfermati con le caratteristiche che hanno, non si discute di questo. Certo è che ci vuole l'aiuto da parte di tutti, perché in questa fase è più facile raccogliere firme che occuparsi di questa roba qui. E la collega Lanzano, su quale motivazioni giuridiche ha ritenuto di mantenere la sua ordinanza? Perché è un'ordinanza incontingibile per motivi sanitari, l'abbiamo argomentata bene ieri. Se voi vedete tutta la parte di letteratura iniziale, dice chiaramente che stiamo parlando di ordinanza per sanitaria, non è un'ordinanza che modifica il tema delle aperture commerciali perché non ci compete, è una competenza nazionale. Anche perché sennò qualcuno potrebbe dire, ma dai, chiude le domeniche, non poteva farlo prima che è da anni che lo chiedono. Non lo possiamo fare solo per finalità di emergenza sanitaria, adesso c'è. E condivide il divieto di andare nella seconda casa il weekend, chiede sempre la Lanzano? Ma questo c'è nell'ordinanza del governo, secondo me ha un senso semplicemente perché blocca il via vai di gente che poi rischia di creare un movimento di contagio e di virus, perché questo è l'obiettivo, il Ministro della Salute può scriverlo solo con questo obiettivo, di certo non per accredite nei confronti di chi la seconda casa. Benetton di Telechiara, alcuni comuni fissano una restrizione a 400 metri, alcuni 500, l'ordinanza parla di 200. A quale ordinanza occorre attenersi? Questa nostra, è la nostra, perché l'ordinanza è incontingibile, per motivi, è urgente e incontingibile, per motivi sanitari è quella della regione. Danilo Guerretta, dall'osterica molte persone sono uscite dalla terapia intensiva, ci sono numeri questi, speriamo di avere ragazzi. Guardate, onestamente un bilancio ve lo daremo per dare a vedere. Diciamo che abbiamo avuto dimessi per 257 dimessi, mi sembra che abbiamo avuto fino ad oggi, cioè con persone guarite. I numeri dello SPISAL e dei controlli a vediamo la prossima settimana perché chiudiamo con oggi. Perfetto. E forse controlliamo anche domani. 257 dimessi. Adesso vedrete che il numero dei dimessi comincerà a innalzarsi perché con un migliaio di persone in ospedale è inevitabile che adesso cominciamo a vedere anche fortunatamente lì le dimissioni. E mi pare che in questa risposta è già Danilo Domenico Basso, direttore di TVA, l'hai già risposto parzialmente. I sindaci e i vari comuni hanno fatto altre ordinanze su panchine, piste ciclabili vietate, restano valide o vengono assolate? Tutto quello che non è vietato è concesso, cioè, la legge funziona così. Si parte dall'ordinanza regionale che deve essere rispettata. Tutto quello che, più di, che c'è di più restrittivo vale, però di più estensivo no. Comunque i cittadini per non sbagliarsi, quando rispettano l'ordinanza regionale non hanno mai sbagliato, è pubblicata dappertutto, è stata notificata ieri sera ai sindaci. Ieri pomeriggio, non ieri sera. Domanda sul doppio accesso sul mantenimento a Sant'Orso del punto nascita. I cittadini della Bassa Padovana dovranno partorire a Campo San Piero? Qual? Sì, Schiavonia sì, è già stato chiuso perché Schiavonia si è partiti prima. E le ultime due ragazzi. Guardate, questa storia è la chiusura degli ospedali. Siccome vogliono dipingersi come degli arroganti che fanno delle cose, a me spiace, dicendo addirittura che le facciamo semplicemente per il piacere di prevaricare o troppo. Noi non facciamo nulla per il piacere di prevaricare. Abbiamo un'emergenza. Giustamente il Comitato Scientifico Istituto Superiore di Sanità ha chiesto di identificare dei COVID center, cioè degli ospedali da dedicare al coronavirus. Vi abbiamo già spiegato che gli ospedali vecchi riattivati non possono andare bene, semplicemente perché non hanno impiantistiche atte a curare questi cittadini aspirano 20 volte di più l'ossigeno di un paziente normale e fanno congelare addirittura le tubature e quindi su vecchi impianti vuol dire è ridicolo pensare di metterli su vecchi ospedali.
Quindi purtroppo, purtroppo hanno bisogno dei migliori ospedali. Se poi qualcuno sostiene che questi siano pazienti e cittadini di serie B rispetto agli altri pazienti, allora è un altro discorso. Per noi sono tutti pazienti uguali e stiamo tentando di tenere in piedi tutti i due canali, quelli del coronavirus e gli altri pazienti che arrivano in ospedale. Erle pone due domande. La situazione di approvvigionamento dei respiratori meccanici e dei EDP? Ne sono arrivati 13 stanotte, ne arrivano 50 lunedì, e di B ne sono arrivate, penso siano arrivate 150 o 200 mila dispositivi. Insomma, stanno arrivando gli acquisti tutti i giorni che abbiamo fatto, cioè abbiamo anche tenuto, fatto accordi anche in maniera locale, per cui si va avanti, oltre alla distribuzione delle mascherine. Sempre R chiede se è preoccupato che l'onda di contagio della Lombardia possa colpire Verona. Ma guardate, della Lombardia. Il contagio è un contagio che non conosce confini e non ha titolarità o identità. È inevitabile che Verona, essendo vicina ad altri territori che sono interessati, stia crescendo in maniera importante. Verona porta a casa una settantina di malati al giorno. Lo dico a quelli che pensano che sia sbagliato svuotare gli ospedali. Per fortuna abbiamo svuotato Villafranca, che dedichiamo a questi pazienti. Se avessimo ascoltato gli esperti, oggi avremmo i pazienti in fiera Verona o da altre parti. Gli esperti, fra virgolette, quelli che ci dicono che bisogna toccare gli ospedali. Perdonami, ti interrompo. Aska News, dal MAS, si dice che il Ministero della Salute seguirà il modello della Corea, che è in realtà, diciamo, il modello veneto. Ci sarà quindi una tracciabilità più concreta dei positivi asintomatici? Ma io spero di sì, ma quantomeno non come voglia di ledere la prassi dei cittadini, ma se noi abbiamo, noi peraltro stiamo facendo un progetto simile, ma che non vi posso anticipare, per avere anche una lettura statistica e georeferenziate di tutti i positivi per capire bene alcune dinamiche. Però io sono assolutamente a favore di questo, cioè il governo dovrebbe in questo momento sospendere anche il tema della privacy, mi si perdoni, rispetto agli spostamenti, in maniera tale che riusciamo a tracciare un sacco di cose interessanti anche dal punto di vista scientifico per capire. Sempre a Scandio Stile, la stagione turistica estiva è in grande pericolo. Cosa ci può dire ieri del vertice con l'assessore Camera? Ho fatto canale, dovete chiedere. E lei teme per la stagione? Ma noi siamo preoccupati della stagione turistica. La stagione turistica ha come gennaio, febbraio, marzo il periodo della raccolta delle prenotazioni. Se ne sono andate, scusatemi, chi di noi sarebbe andato a prenotare una vacanza a Wuhan? Diciamocelo, no? Nessuno. Oggi noi abbiamo l'unica, fra virgolette, attenuante che il mondo intero è preso male come noi, ma nella fase iniziale c'eravamo solo noi. Tutti titolavano la One d'Europa. Adesso abbiamo capito che i problemi ce li hanno anche altri. E ci vuole cura Italia, diciamo, è ancora l'aspirina. Dobbiamo arrivare ai farmaci, quelli potenti, quelli forti. Ricordo che la Germania ha messo 550 miliardi per il cura Germania. Cura Italia sono 25 miliardi, insomma, la differenza c'è. Loro sono 90 milioni, noi siamo 60 milioni di cittadini. C'è ipotesi di ospitare pazienti della Lombardia in Veneto? Lo faremmo volentieri se avessimo spazio, peraltro alcuni ci sono già e sono arrivati naturalmente e alcuni anche autonomamente su Peschiera, perché è inevitabile, i bresciani, i più vicini, gravitano su Peschiera. La verità è che in questa fase, soprattutto con questa impennata su Verona, noi siamo molto preoccupati per quella che era fino a una settimana fa la cenerentola del coronavirus del vento, ed oggi ha avuto un'impennata paurosa. Tanto è vero che anche questa mattina con il dottor Cobello e il dottor Girardi abbiamo fatto la conta dei posti liberi. Prego i colleghi. Sì, no, non lo so. Allora, per quanto riguarda i dispositivi di protezione individuale, già risposto, perché arrivava la richiesta dal personale sanitario del Covid Center di Loro, in particolare per quanto attiene il reparto di medicina e pronto soccorso, dicono che mancano questi dispositivi. Cioè, dicono che sono finiti questi dispositivi. Sono finiti, cosa vuol dire? Che ce li hanno addosso o non ce li hanno? Che non hanno la scorta. Prova a chiamare per fuori da me. Non hanno la scorta, è un'altra roba. Chiede se il pronto soccorso di Doro non ha i... No, perché ma dobbiamo... Ma non
siccome abbiamo fatto una videoconferenza e queste robe non le abbiamo sentite, poi ve le mettiamo in viva voce. E intanto facciamo un'altra domanda. No. Poi c'era la RAI anche. La RAI, insomma, mettetevi d'accordo. Abbiamo ancora margini, noi abbiamo 825 se ci arrivano anche gli ultimi respiratori, e 25. Considera che 494 resto un attimo in linea, che 494 sono quelli di base, dopodiché si tratta di recuperare posti di base perché abbiamo rimodulato l'attività ospedaliera garantendola ai gravi, gli oncologici, i politraumatizzati, eccetera. Ma terno infantile è tutto garantito. E ovviamente noi stiamo poi, oltre alla terapia intensiva, abbiamo attivato tutta una serie di postazioni di semi-intensiva. E vi metto in via voce col dottor Del Ben. Allora, Beppi, ciao. Sei in viva voce. Qua chiedo, dicono che all'ospedale di Doro non hanno mai dei dispositivi in pronto soccorso in medicina. Puoi sentire nel giro di due minuti il primario del pronto soccorso? Certo. Grazie. È bene che arriva queste robe, perché... Sì, sì, ma infatti questa domanda... Il problema è che però dovremmo metterci d'accordo su una cosa, ragazzi, perché l'abbiamo già vista. Vi ricordate quando parlavamo degli aumenti delle case popolari, degli affitti? C'erano tutti che avevano l'aumento. Quando vi ho detto fatevi dare nome e cognome, sparivi tutti. Allora mi fate una cortesia, io accetto domande d'ora in poi su questi temi, se mi garantite che avete un nome e cognome del mio amico. Beh, dateci nome e cognome. Cioè, capite che è inquietante per i cittadini che ci ascoltano. Prego. Noi stiamo andando avanti, tanto è vero che abbiamo attivato anche l'acquisizione di un sacco di macchinari che arriveranno lunedì. Arrivano lunedì e dei macchinari ne arrivano 11, sempre sul fronte dei test, non sono tamponi ma sono sempre test. Abbiamo in arrivo 200.000 kit rapidi, ai quali dovrebbero aggiungersene altri 400.000 se riusciamo a concludere l'affare con la Cina. Ma 200 ce li abbiamo già, 200.000, in arrivo anche questi. 200.000 kit rapidi che sono frutto di una donazione per 100.000 e altri 100.000 in acquisto. E poi 400.000 se chiudiamo l'affare con la Cina, cioè se ci confermano, ancora test rapidi, cioè test che trovano le IgA e le IgG, quindi i test anticorpali, quelli rapidi, la puntura e la goccia di sangue. In più i tamponi, sui tamponi vogliamo andare avanti, però c'è il tema che c'è sempre più una stretta sui tamponi. Nel senso che ci servono i reagenti anche facendoli a casa, e ho parlato anche questa mattina con la più grande multinazionale al mondo, e hanno comunicato a tutti i paesi che loro non sono più in grado di fornire i reagenti e i test come li fornivano prima. Cercheremo di risolvere anche questo problema. Ma sì, guardate, il tema, la suggestione del camper è che il camper serve per andare on the road. Peraltro ringrazio anche i cittadini che ci hanno messo a disposizione i loro camper personali per fare questa attività. Quindi c'è stata veramente una chiamata di popolo su tutto questo. Prego. Io volevo porre due questioni, non so se è possibile. Allora, cercare di capire, quindi arriva questa richiesta, se esiste una categoria dei contagi. Mi pare che il Veneto sia una situazione estremamente buona rispetto al resto d'Italia, soprattutto nel rapporto tra contagio e rianimazioni e decessi. È un dato direi quasi unico in Italia, ma al di là di questo dato confortante per noi che abbiamo questa ragione, si può dire se sono più a rischio gli operai, le casalinghe, gli anziani e dove appunto si esistono. E un'altra cosa che le volevo chiedere è parlare un po' dei medici, del personale sanitario che in questo momento è veramente impegnato in prima linea in questa battaglia per salvare le vite di migliaia di persone. Anche qui se ci può dare dei numeri un po' più dettagliati per capire
in termini percentuali quanto personale sanitario è impegnato a contrastare questo coronavirus e poi anche se purtroppo ci sono casi di contagio in questo interno e come io mi auguro se poi ci possa essere una sorta di riconoscimento da parte della regione e direi non so attraverso la riforma per il lavoro incredibile che stanno facendo in questa fase drammatica. Un po' queste le questioni, se oggi ce la fate, se nel momento successivo gradiremo avere ecco, grazie. Chiaro. Beppi, se invio voce, vi rimetto un fermo la Beppi. Prego. Abbiamo sentito sia il primario del pronto soccorso Trapani, sia il primario signora della medicina che confermano che i dispositivi ci sono. Naturalmente, via via che arrivano, li torniamo di giorno in giorno. Punto. Ok. Ok. Grazie. Sì, adesso io comunque farò una conferenza stampa fra poco, che se quel giornalista che ha questa benedetta informazione me la gira a me, forse gli rispondo in maniera più precisa. Grazie. Quindi ci dai il nome? Sì, grazie. Grazie. E stavo dicendo, sì, guarda, i dati, noi avevamo 617 operatori della sanità, tra i quali un centinaio di medici che erano a casa in isolamento fiduciario. Adesso i numeri sono cambiati, voi sapete che l'isolamento fiduciario del negativo asintomatico produce il fatto che possa andare a lavorare. E stanno facendo un lavoro strepitoso come lo state facendo voi, come lo stanno facendo ovviamente tutti, ma lo dico perché a dirlo troppe volte sembra poi quasi una presa in giro. È assodato che se non ci fossero i nostri uomini e donne della sanità avremmo i morti per strada, appunto. Detto questo, dopodiché abbiamo rispetto del lavoro di tutti, perché questo è un paese che ragiona sempre per categorie, no? Lo dico a tutela dei medici, lo dico a tutela degli infermieri, degli OS, degli amministrativi, delle signore, delle pulizie, di tutti quelli che lavorano alla sanità. Fino a un mese e mezzo fa, due mesi e mezzo fa, era solo dire che la sanità non funziona, che ci sono liste d'attesa, che non va bene niente. Adesso abbiamo i veneti che sono all'estero, che mi chiamano con la lacrima, pregando di riuscire a tornare a casa perché gli Stati Uniti, la Gran Bretagna, la Francia, la Spagna, la Germania non garantiscono le cure che garantiamo noi. Ricordatelo anche. Ricordatelo quando scriverete i pezzi fra qualche mese. Vi posso dare anche i nomi e i cognomi di quelli che sono all'estero che non ce la fanno più a rientrare. Prego, altre domande? Grazie, buongiorno, e buon lavoro, e buona domenica e buona primavera. Ciao, 71.